È stato esposto al Teatro Massimo di Palermo il lenzuolo della legalità, un lenzuolo bianco con i volti dei giudici Falcone e Borsellino, realizzato dalla Fondazione Falcone e dal Ministero dell'Istruzione in ricordo dei due giudici uccisi 29 anni fa nelle stragi di Capaci e Via D'Amelio. La fanfara dell'Arma dei Carabinieri, durante l'esposizione del lenzuolo commemorativo, ha eseguito l'inno nazionale. Alla cerimonia ha partecipato anche la professoressa Maria Falcone, sorella del giudice ucciso dalla mafia. L'immagine dei due magistrati è stata realizzata dal designer Carlo Fiore a Brancaccio, nei laboratori di scena del Teatro Massimo. In contemporanea, a Roma e in altre 20 città d'Italia, si è svolta un'identica cerimonia solenne. L'iniziativa rientra nel progetto Hashtag Un Lenzuolo Contro la Mafia, che ha anche coinvolto cantanti, attori, esponenti della cultura, per un appello ai cittadini ad appendere un lenzuolo il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, come avvenne dopo l'attentato. La città di Palermo si unisce all'Arma dei Carabinieri, si unisce alle tante vittime innocenti della mafia, ma si unisce in questo momento del ricordo particolare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, punto di riferimento di un cammino di liberazione della nostra terra, e lo fa chiamando l'Italia e l'Italia risponde. In questo momento, in contemporanea, è stato mostrato una grande opera realizzata nei laboratori di Brancaccio del Teatro Massimo al Colosseo di Roma. Quindi in contemporanea Palermo e Roma ricordano Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. È un'occasione ulteriore per confermare il cammino della nostra città. Sì, oggi è una bella giornata per noi carabinieri, siamo vicini alla famiglia Falcone, alla professoressa, alla Fondazione Falcone, e con la nostra fanfara abbiamo voluto lasciare questo segno di ricordo per in memoria di Falcone decaduti. È un momento di particolare per noi, di grande vicinanza alla famiglia Falcone, alla fondazione, alla professoressa. L'esposizione qua oggi a Palermo, al Teatro Massimo, del lenzuolo con Giovanni e Paolo. Su tutti i social abbiamo creato abbiamo lanciato la manifestazione dicendo a chi può stendere un lenzuolo per dire alto e forte il loro no alla mafia. E quindi questa iniziativa si riallaccia a quello che è lo spirito di ogni anniversario, quello di ricordare che la mafia non è vinta, ma dobbiamo continuare ad andare avanti. Il nostro impegno è quotidiano nel combattere Cosa Nostra e tutte le mafie, insieme alla magistratura, alle altre forze di polizia e a tutta la comunità nazionale, perché la lotta a Cosa Nostra, la lotta alle mafie è un problema di tutta la comunità nazionale, e in momenti come questi, in cui la Fondazione Falcone ci ha onorato di poterla affiancare in questa che è l'esposizione di un lenzuolo simbolico, un messaggio semplice a tutta la comunità nazionale, perché questo lenzuolo viene esposto in 20 città d'arte italiane dai carabinieri con la Fondazione Falcone. È un momento per avvicinarci alla gente, per poter dire che noi ci siamo, noi insieme alla parte sana della nostra popolazione, che è la stragrande maggioranza, che sempre con maggiore consapevolezza ci affianca nella lotta alle mafie e alla violenza di ogni tipo.